Chiediamo di adeguare i riscaldamenti in base alla temperatura esterna per evitare inutili sprechi. Giovani studenti questa mattina hanno affollato numerose piazze per la giornata dedicata al Friday for Future, sciopero contro i cambiamenti climatici. A lanciare il movimento è stata la 16enne Greta Thunberg, studentessa svedese, che lo scorso dicembre ha protestato tutti i giorni davanti al Parlamento di Stoccolma per chiedere la riduzione delle emissioni di gas serra. La sua protesta è proseguita poi ogni venerdì, diventando in poco tempo una manifestazione globale. Oltre 2000 città in tutto il mondo hanno manifestato esprimendo il proprio dissenso ai cambiamenti climatici, tra cui anche gli studenti delle varie scuole di Fano. Io in questo cartellone ho scritto una frase: perché conservarci in salute se poi dobbiamo morire di aria avvelenata o radiazioni? Perché comunque stiamo andando proprio in un mondo brutto, sporco. Saremo sommersi da un mondo grigio, bruciato, triste, che non ci piace. E noi siamo qui perché vogliamo cambiare. Abbiamo scelto di non arrenderci e vogliamo continuare sempre a portare avanti questa cosa. Tra i vari interventi avvenuti in piazza è stato rimarcato il concetto di rispetto, salvaguardia e tutela del pianeta, con opposizione forte degli studenti alle politiche volte solamente all'aumento della ricchezza monetaria e al danneggiamento dell'ambiente. Dobbiamo essere portavoce di questa lotta, hanno affermato, poiché abbiamo il dovere di proteggere la nostra terra e di porre rimedio agli errori commessi dalle generazioni precedenti. Poi il corteo, rappresentato dalla rappresentante d'istituto, ha letto una lettera con alcune richieste per migliorare l'ecologia scolastica locale. Abbiamo portato, come penso punto più importante, la possibilità di avere il riscaldamento a scuola, comunque sia tutta l'energia a scuola tramite energia con fonte rinnovabile. Abbiamo anche portato la richiesta di avere bidoni di plastica, di alluminio, abbiamo portato la richiesta di non utilizzare una temperatura eccessiva dei termosifoni quando la temperatura ambiente è troppo alta. Abbiamo quindi fatto questa lettera diretta all'amministrazione e alle istituzioni scolastiche con questa richiesta, con quella di salvaguardare il nostro futuro e di credere nella nostra speranza. In merito alle richieste degli studenti in occasione della manifestazione, il primo cittadino ha inviato a questi ultimi una lettera aperta. Con questa lettera ho voluto così trasmettere un messaggio, a cominciare dal fatto che ognuno di noi può svolgere un suo ruolo, come il piccolo colibrì di una storia che ho raccontato loro. Ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare il mondo, a prescindere se gli altri lo fanno. Questi grandi interventi spettano alle grandi organizzazioni, ai governi, ma passano soprattutto anche attraverso le città, le comunità. Anche a Pesaro sono stati tanti gli studenti partiti dalle scuole superiori per poi arrivare in Piazza del Popolo. Oggi questi ragazzi ci dicono cose molto chiare, che siamo degli irresponsabili se non prendiamo a cuore il tema ambientale, il tema climatico, perché significa non prendere a cuore il futuro.